Ciao a tutti amici di Miend, oggi vi presentiamo l'Alienware M17X. Allora, prendiamo il suo panno, come potete vedere c'è scritto Alienware, è fatto in microfibra, un po' sfilaccioso come si può vedere. Ogni tanto perde qualche peletto, vabbè, fa niente. Qui abbiamo subito il caricabatterie, di dimensioni molto generose, come potete vedere è un bel po' più di una mano. All'estremità del cavo, quando è collegato alla corrente, c'è un indicatore di con luce blu. La batteria che monta questo computer è una 9 celle di durata mediocre per essere un portatile. Dura pressoché 2 ore con un uso standard, però ha una ricarica molto molto veloce. Si ricarica in 1 ora e 10 minuti circa. Il computer con ricarica, il portatile con ricarica più veloce mi sembra di aver letto sul mercato. Vabbè, andiamo a vedere. Allora, parte destra troviamo un HDMI in, cioè ci permette di collegare un monitor, una PlayStation, un lettore Blu-ray, quello che vogliamo, e usare il monitor del computer, che è un Full HD, voglio ricordare, una presa combinata SATA USB, due porte USB 3.0, un lettore di schede e un lettore CD a scomparsa. Frontalmente troviamo qua pulito e davanti le due casse, diciamo, con dei bassi, devo dire, eccezionali. Poi molto bello il design, ricorda molto una macchina sportiva, ecco. Lato sinistro troviamo due jack per audio, uno dedicato al microfono e uno combinato microfono audio, e questo mi sembra che anche questo è sempre per il microfono. Altre due entrate USB 3.0, micro USB, HDMI out per collegare invece il computer a una televisione esterna, e un ingresso VGA per collegarlo a un altro monitor. Vabbè, poi la classica entrata internet e il lucchetto. Posteriormente abbiamo le griglie di ventilazione per la scheda video, sia a destra che a sinistra. E al centro troviamo il punto dove possiamo collegare il caricabatterie. Sotto possiamo trovare la targhetta dell'Alienware in metallo, le due grosse ventole a destra e a sinistra, un indicatore che ci dice che è montato Windows 8 qua sotto, c'è un piccolo logo, e la batteria che, come potete vedere, ci dice lo stato di carica. Qua in alto leggiamo anche Nvidia Vision 3D, che vuol dire che il PC è abilitato per la riproduzione di file in 3D. Bene, sopra il classico alieno, come potete vedere. È bello il form factor, il design qua, non so se riuscite a vederlo, ma ricorda davvero davvero molto un'auto sportiva con questo disegno, diciamo. Ok, andiamo ad aprire il computer. Essenziale ma bello. Il touchpad è spostato a sinistra per far sì che quando dovessimo giocare la mano non ci va a toccare sul touchpad. Abbiamo dei tasti qua in alto che sono degli shortcut, e la classica testa dell'alieno che adesso andremo ad accendere. Ok, abbiamo acceso il computer. Come potete vedere è rosso. Io l'ho impostato con tastiera blu, è tutto personalizzabile la parte LED, tutte le scritte sono completamente personalizzabili, i tasti e anche ovviamente le casse, la parte audio. Aspettate che adesso gli ricollego un attimo il caricabatterie. Ok, eccoci qua. Come potete vedere l'alieno ha cambiato colore, non è più rosso, ma adesso varia tra rosso e blu, il che ci indica che il computer è collegato all'alimentazione. Adesso aspettate che metto la mia password. Siamo dentro. Allora, il PC, come potete vedere, l'accensione è stata, direi, pressoché istantanea. Si sporca molto, le ditate sono quotidiane, diciamo, perché il materiale con cui è fatto è rivestito di gomma, che lo rende molto
bello da toccare, però crea qualche problemino con le ditate, lo sporco, polvere, eccetera, eccetera. Questo computer, nello specifico, monta un processore i7 3630 che da 2,4 GHz fino a 3,4 GHz, Intel i7 di ultima generazione, terza, 12 GB di RAM da 1600 MHz, molto veloce, e una scheda video da 2 GB che è la 680M della Nvidia, che gli garantisce delle prestazioni ottimali. Infatti poi vi faremo vedere che i giochi girano davvero davvero bene. Il monitor, parte molto bella di questo computer, il display, è un 1920x1080 pixel. E ci permette di giocare in 3D, ovvero ha al suo interno, qua in alto dove è posta la videocamera, la fotocamera, il sensore che ci permette di connettere gli occhiali 3D in modalità wireless, senza fili. Ovviamente poi vi faremo un focus più approfondito sugli occhiali 3D subito dopo questo. Che altro? Il monitor è molto luminoso e null'altro. Adesso vi faccio vedere l'Alien FX, che è il programma che l'Alienware ci mette all'interno di questo PC per cambiare appunto i colori di tastiera, eccetera, eccetera. Come potete vedere, la tastiera è molto bella, qua è tutta blu, l'ho impostata con questi tasti azzurri e le casse audio azzurre. Come potete vedere anche da monitor adesso, che i colori sono diversi, c'è il blu e l'azzurro meno intenso. Poi c'è la parte di catalogo, ad esempio, vi metto una parte della griglia colorata in modo diverso, mettiamo viola, come potete vedere in live cambia colore, possiamo mettere verde, giallo, qualsiasi colore, come potete vedere è cambiata viola, verde, blu. Ovviamente mi sembra una cosa un po' tamarrosa, quindi lascio tutto blu, anche perché è abbastanza inestetico a parere mio. Però è comodo, soprattutto nel caso dovete personalizzarvi i tasti per qualche gioco, cioè andate a settori. Vi ricordate che qua magari c'è il movimento e lo tenete di un colore, qua un'altra cosa, eccetera, eccetera. Molto comodo, anche perché il gioco permette di fare dei temi personalizzabili. Quindi magari state giocando, non so, Call of Duty, vi colpiscono e siete a scarso di vita, magari potete mettere che la tastiera inizia a lampeggiare di rosso per indicarvi che la vita è lì lì per finire. Bene, adesso vi mostro il risultato che la Microsoft Windows ci dà nelle proprietà di sistema. Ci dà 5,9 come risultato perché la parte più retrocessa di questo PC, diciamo, è l'hard disk. Ne ha due, uno da 32 GB della Samsung che è SSD, quindi è stato solido molto veloce, un altro invece della Western Digital classico da 750 GB a 7200 giri, quindi il classico hard disk di sempre, quindi 5,9 è il risultato massimo che abbiamo ottenuto. Però come potete vedere il processore si prende un bel 7,9, la RAM un bel 8,0 che è davvero tanto, la scheda video 7,8 e grafica dei giochi 7,8. Diciamo che sono le prestazioni di un PC fisso elevato anch'esso da gaming, che non è poco. Mi ricordo quando avevo l'altro computer che era molto più basso di queste prestazioni e già andava molto Il molto bene. database del virus di Adesso Alienware è Avast, per stato darci aggiornato. fastidio, si aggiorna. Niente, adesso vi apro Fraps innanzitutto, così potete dare un'occhiata dei frame al secondo, ok. Aspettate un attimo, che okay, devo anche collegare il joystick. E vi faccio vedere Assassin's Creed 3. Così abbiamo. Colleghiamo il joystick perché a giocare con la tastiera non mi ci trovo. Andiamo su Play e adesso vi faccio vedere come appunto gira tutto molto veloce. Shortcut da tastiera, Ctrl T ci permette di attivare e disattivare il 3D. Allora, il 3D e il monitor costano parecchi soldi, mi ricordo, adesso non mi ricordo precisamente, però sui 400-500 euro.
Vale la pena per l'effetto 3D che si ha? Nì, perché non è un 3D assoluto, ma non è neanche una schifezza, diciamo. Ovvero si vede bene, non con tutti i giochi, tipo come potete leggere Assassin's Creed, not recommended per il 3D, quindi lo disabilitiamo, ok. In alto qua troviamo i frame per secondo, vabbè adesso sono 120 ma è il video introduttivo, quindi non fa testo. Aspettiamo un attimo e vediamo come si comporta. È settato con tutta la parte grafica al massimo, ve lo faccio vedere. Andiamo su grafica, 1920x1080 60 Hz, qualità ambiente elevata, texture alta, anti-aliasing il massimo e ombre elevata. Andiamo al gioco, siamo a 90 frame per secondo nel menu, vabbè, ma qua è normale. Adesso riprendiamo il gioco, è già sceso drasticamente a 50, che ha ancora un risultato ottimo. Sentiamola, ecco, quando iniziamo a giocare la ventilazione, diciamo, delle le ventole iniziano a sentirsi anche tanto. Abbiamo 35, una media di 30-35 frame per secondo. Calcolate sempre che 5, 4-5 frame fraps non li indica. Siamo su una media tra i 25 e i 32, facciamo. Come potete vedere, il gioco è fluido. Facciamo qualche azione un po' più difficile, ecco, che possa richiedere un po' di più dall'apparato grafico. Come potete vedere, i dettagli, la casa, il legno, è tutto perfetto. Gira sui 30 frame, quindi è un ottimo risultato. Vuol dire che a qualità grafica è messo davvero bene e con le opzioni tutte elevate, comunque raggiungiamo un risultato di fluidità, diciamo, ottimo. Come vedete, non ha impuntamenti, non ha nulla di che. Ci sono gli animaletti anche. Adesso è un po' brutto da fare, però per vedere il combattimento cerco di prendere un animale e, diciamo, ammazzarlo, anche se è brutto. Come vedete è rimasto sempre sui 3, anzi è arrivato anche a 50 frame, perché ovviamente così non deve caricare praticamente niente. Niente, molto veloce, i dettagli sono ottimi, è consigliabile acquistarlo sicuramente. Però quanto andiamo a spendere? Tanto, perché un PC così, con questa configurazione, l'abbiamo pagato ben 2500 euro. Bisogna dire una cosa, che noi in Italia abbiamo l'IVA, quindi 500 solo erano di IVA, perché in realtà costava sui 2000 euro. Quindi se riuscite, magari avete qualche amico o andate all'estero, eccetera, ci dovete stare almeno 2 settimane, il tempo che ve lo spediscono, vi consiglio vivamente di prenderlo all'estero, anche perché ha configurazioni diverse, soprattutto all'estero, ad esempio potete trovare l'M18X, che è il modello dopo, cioè il modello dopo, lo stesso modello più grande, e avete delle configurazioni ancora più avanzate per più o meno lo stesso prezzo. Ad esempio su quello potete mettere due schede video, che mi sembra un po' un'esagerazione, però comunque un'ottima cosa. Adesso vi faccio sentire il reparto audio. Il tutto viene mosso dal sistema Sound Blaster, scusate. Questo qua è il programma che gestisce la parte audio. Devo dire che mi ha stupito. Immaginavo fosse ottimo, immaginavo tutto, però è davvero, davvero, diciamo, eccezionale, ecco. Nei giochi sentiamo dettagli da distanze molto elevate. Adesso vi faccio vedere un video su YouTube per farvi capire di cosa sto parlando, perché i bassi sono davvero ottimi. Qua mi si apre il canale YouTube in 3D, perché stavo facendo dei test con gli occhiali. Scusate. Allora, sentiamo una canzone. B.O.B. So Good. Vi metto l'audio al massimo.
questa è pubblicità e si sente abbastanza male, però adesso li metto. Ok, adesso appena parte. Beh, la grafica non c'è da dire niente, però l'audio è davvero ottimo. Non so se sentite i bassi, ma sono davvero belli. Pulita, pulita la parte audio e anche i bassi tengono molto bene. Possiamo cambiare in live la quantità di bassi da inserire nell'audio andando qui e aumentando i bassi. Questo voi non lo sentite, ma sono diventati più corposi. Rimettiamoli normali. Ok. Che altro dire? Un ottimo PC, si muove bene, gira bene tutto quanto. I giochi, io ho provato Crysis 3, Assassin's Creed 3 e Call of Duty Black Ops 2, girano tutti molto molto bene. Ho provato anche Trackmania, per chi lo conosce, e gira anch'esso molto molto bene. Il 3D per ora è compatibile con Crysis 3 in maniera eccellente, dichiarato da Nvidia, Call of Duty in maniera discreta. E che altro? Assassin's Creed 3 non è consigliato, però per la parte multigiocatore invece io la reputo molto bella anche in 3D. La parte single player invece non molto. Come potete vedere il display è ultra definito anche nella parte Windows 8. Io mi ci sono dovuto abituare perché era tutto, diciamo, più piccolo di quanto ero abituato a vedere. E null'altro, adesso vi faremo il focus sulla parte 3D. Da Claudio Fradali è tutto, ciao.